ben il 23-24% dell'economia italiana nella manifattura e nei servizi, ha fatto investimenti dal 2010 al 2016 in campo ambientale. Questo ha portato queste imprese ad essere le più competitive, quelle che esportano di più, quelle che fanno più contratti a tempo determinato, che assumono lavoratori con più alta qualifica e che sono più innovative e che sono anche quelle che sono più vicine ad accogliere le opportunità di Industria 4.0. Questa percentuale delle 24% delle imprese sale a ben il 33% nella manifattura, e la manifattura italiana è una manifattura molto forte. Noi continuiamo ad essere il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo la Germania e uno dei soli 5 paesi al mondo ad avere un surplus manifatturiero, cioè il valore della manifattura che vendiamo è superiore a quella che acquistiamo, di ben 100 miliardi di dollari. Grazie a cosa la nostra economia è così green? Beh, questi investimenti stanno a dimostrare che gli imprenditori hanno capito che c'era un cambiamento nei mercati, nuovi orientamenti culturali ed etici, nuove opzioni preferenziali da parte dei consumatori, che prima di tutto sono cittadini e che così dimostrano che ricercano una qualità dei prodotti che non sia solo una qualità tradizionale, organolettica, di correttezza igienico-sanitaria, ma anche una responsabilità rispetto a sfide come quelle del cambiamento climatico. E questo ci impone che cambiamo i nostri stili di vita, cambiamo la maniera come abitiamo, come ci muoviamo, come ci vestiamo e come mangiamo. E tutto questo porta a una grande trasformazione che i nostri imprenditori hanno saputo cogliere grazie anche a un elemento fondamentale, caratteristico, diremmo antropologico, prima che dell'economia, della società italiana, e cioè quello di una grande capacità di intuizione, di una grande capacità di interpretazione, appunto, di creatività. Non per niente l'Italia è uno dei paesi che ha visto in questi anni in Europa crescere di più il contributo del design alle produzioni e delle industrie culturali e creative alla manifattura, all'agricoltura e ai servizi. Cioè abbiamo capito e siamo stati in grado di cogliere un processo di culturalizzazione dell'economia. La cosa importante è che l'abbiamo anche, ricorrendo al saper fare tradizionale, artigiano, industriale italiano, l'abbiamo saputo anche introdurre in prodotti e servizi che rispondono a queste esigenze anche dal punto di vista del valore d'uso, cioè funzionano bene.